d'Italia, il giocatore che gioca in post basso, ne abbiamo veramente pochi. E l'Italia è un giocatore che per giocare in fondo basso sono più pochi. Questo è dovuto a due fattori: non abbiamo l'altezza e non abbiamo la stazza. La ragione sono due: l'altura e la forza del giocatore. I giocatori americani che vengono da noi preferiscono giocare spesso anche dietro la linea da tre punti per tirare. Il giocatore che gioca in post basso, lo immaginiamo ovviamente più alto e più grosso, in maniera tale che qua possa essere dominante. Se non è alto e non è grosso, lo immaginiamo che abbia un'ottima elevazione. Il fatto di passare la palla in post basso per creare un vantaggio, l'idea di passare la pelota al poste basso per creare una ventaja, deve essere un vantaggio dovuto alla sua abilità di giocare uno contro uno. Deve essere una ventaja, un passe, debido a la capacità di él di giocare l'uno contro uno di espaldas al aro. Facciamo degli esercizi soprattutto con i giovani. Facciamo gli esercizi soprattutto con i giovani. Spingi. È un esercizio di contatto. Esercizi azioni in maniera tale che imparano a prendere il contatto spalla a spalla. Un'esercitazione in la maniera in che aprendono a sentire i contatti ombro con ombro o spalla con spalla. Di schiena. Spalla e spalla. Piega. Spingi, 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 spingi. 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 Ancora, prova. Vai. La rema lo spiego. Buca, sin girare. Buca adesso. Spingi. Di lato. E facciamo esercitazioni. Otra esercitazione. Tutte esercitazioni del genere, vai. Spingi, tira. Una e l'altro tratta di guardare l'equilibrio. Empujalo, empujalo. Controllo. Forte, spingi. Ok, queste sono pre-esercitazioni che ci permettono di fare altri esercizi. Stesso esercizio, palleggia con la mano sinistra.